Quindi a noi il pareggio ci dà molto molto fastidio. Faccio i complimenti a loro perché così riescono a fare i play out, però sinceramente sono molto dispiaciuto, paradossalmente molto più di domenica scorsa, per questo pareggio, perché noi volevamo vincere. A voi le domande. Feste più off? Sì, sinceramente no. Nel senso che la testa in questo momento è su questo pareggio, che a me non va bene. Io sono molto arrabbiato, molto. Molto arrabbiato perché questa squadra deve fare e dare di più. Lo deve fare in ogni partita e in special modo quando gioca contro una squadra che dal punto di vista qualitativo è inferiore al Mantova. E quando vedo questi pareggi, onestamente, a me dispiace molto. Poi non giudico l'impegno, non giudico che qualcuno non abbia dato il 100%, però a me dispiace molto perché è una squadra che deve vincere possibilmente contro tutti. Poi è chiaro che il calcio ti porta anche a non vincere contro tutti, però in questo caso dovevamo vincere. Va bene, una domanda, messo così, potresti voler dire che qualcuno forse ha perso un'occasione magari per qualche carta? Ma guarda, ti dico sinceramente, io non è che poi posso chiedere a un giocatore che magari per molti mesi non è stato impiegato di farmi 90 minuti alla morte. Io credo che dal punto di vista dell'impegno, se assecondassi questa tua domanda, dovrei dire che qualcuno non si è impegnato, e non è assolutamente questo il pensiero. Secondo me si sono impegnati tutti. È chiaro che, ripeto, a volte inconsciamente ci deve essere più fame e in certe partite fai anche un po' fatica, no, ad avere quella fame. Forse è più facile per chi sta fuori avere fame, no? Nel senso che io avevo voglia di vincere questa partita e speravo di vincere, sinceramente. Ma ripeto, con tutto il rispetto per la nostra squadra avversaria, che giustamente si giocava la salvezza, quindi massimo rispetto per il Milan Bank, e anzi complimenti a loro perché hanno fatto veramente una grande partita, tatticamente perfetti e bravissimi. Quindi, però ecco, io devo pensare al Mantova e quindi io sinceramente vorrei sempre vincere, quindi complimenti a loro, assolutamente di cuore, bravissimo il mister come li ha messi in campo, ma erano già stati bravi all'andata, quindi davvero bravi, 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 bravi. Però è chiaro che io volevo vincere, quindi è normale che sono dispiaciuto, perché magari in questa circostanza dovevamo avere un po' più di fame. Mi sarebbe piaciuto rivedere quel Mantova determinato e affamato che ho visto per esempio col Darko Boario, o che ho visto nel secondo tempo col Sondrio, per fare due similitudini. Oggi mi è sembrato che eravamo partiti bene e poi un pochino ci siamo persi, siamo un po', diciamo così, arenati nella partita, nella pioggia, nella situazione. Ma pensate inconsciamente anche forse l'obiettivo perso? No, io non, cioè spero di no, però sai, inconsciamente vale tutto, cioè, come dici, non lo so. A me dispiace, io ribadisco, io sono molto dispiaciuto, io lo voglio. E quindi non averlo fatto a me dispiace tanto. Perché chiudere 85 è diverso che chiudere il centesimo che abbiamo chiuso. Quindi credo che ci meritassimo di chiudere 85. Tutto qua. Invece siamo un po' più indietro, adesso faccio i conti sul coefficiente numerico e poi è chiaro, sì, da domani pensiamo a vincere il play-off. Tre punti di distacco con le squadre che partecipano nei play-off, è normale che ci siano altri play-off? Le regole sono queste, le rispettiamo. Se noi fossimo al posto della Caronnese riterremmo queste regole molto giuste, quindi lo sapevamo prima dell'inizio del campionato, non è che possiamo fare molto diverso da come sono le regole. Poi giusto o non giusto, a voce ferma possiamo dire che sì, probabilmente è un'ingiustizia, però non ci possiamo fare nulla, quindi va bene così. Alla luce delle due partite in campionato, la sfida di domenica con la Caronnese come la vedi? Difficilissima, perché loro sono una grande squadra che gioca un grande calcio e il Mantova si deve impegnare molto per riuscire a passare il turno. È probabilmente la squadra che a me è piaciuta di più in tutto il campionato a livello di qualità di rosa a disposizione e prodotto finale. Loro sono veramente bravi, hanno dei giocatori molto interessanti e arrivano molto leggeri, perché pensano a questa partita già da due mesi, e quindi per noi sarà veramente molto molto difficile. Credo che sia un avversario tosto, lo stimiamo molto e lo rispettiamo molto, quindi non lo diciamo già adesso, qualsiasi risultato esca non è che il Mantova ha sottovalutato l'avversario, tutt'altro, la posizione in classifica viene azzerata. Loro sono veramente una bella squadra ed è un piacere vederli giocare, è un piacere davvero.